Incidente mortale sulla via consolare Pompei, a perdere la vita un uomo di 64 anni, srilanchese, residente a Messina, che viaggiava a bordo di uno scooter in direzione centro. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato alla tragedia. Erano trascorse da poco le 8 del mattino quando il Centauro si sarebbe scontrato con un mezzo proveniente in direzione opposta. A seguire lo scooter avrebbe impattato con un mezzo parcheggiato, uno scontro che non ha lasciato scampo al conducente del mezzo a due ruote. Per il 64enne inutili soccorsi. Sul posto per rilievi e le valutazioni della dinamica, ancora diversi punti da chiarire, la polizia municipale e il magistrato di turno. Per consentire gli accertamenti è stato necessario chiudere al transito la via consolare Pompei in un ampio tratto del villaggio Pace con mezzi deviati sulla panoramica. Ancora una tragedia della strada, la via consolare Pompei, nonostante alcuni correttivi alla viabilità attuati dopo la morte nel maggio 2019 di Milena Visalli, si conferma una strada pericolosa. L'ultimo drammatico episodio è adesso al centro degli accertamenti delle forze dell'ordine e della magistratura, che dovranno verificare eventuali responsabilità del drammatico incidente.